Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato con la Carrarese, che per ripescare già un martedì di vigilia del secondo turno playoff. Domani sera alle 20:30 il Delfino sfiderà il Gubbio, che domenica al Barbetti ha battuto ed eliminato la Lucchese con un gol nel finale di Arena. Arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore, 0 precedenti coi biancazzurri, 1 con pareggio con il Gubbio. Come 2 giorni fa, anche domani sera il Pescara, oltre a giocare la gara secca tra le mura amiche, avrà 2 risultati su 3 e l'auspicio è che l'essere andati vicini all'eliminazione sia un monito per una squadra apparsa ancora una volta superficiale e poco cattiva in fase difensiva e con poche idee in avanti, dove ha segnato comunque 2 gol senza produrre tanto, a dispetto delle parole pronunciate nel post gara dal tecnico Luciano Zauri. Con prestazioni come quella di domenica non si fa strada e, al di là di alcuni limiti congeniti che questo gruppo ha, è lecito almeno pretendere più determinazione e attenzione. Sceso in campo con la Carrarese nel finale per proteggere il 2-2, Mirko Drudi potrebbe essere l'unica novità nell'undici base, andando in coppia con Ingrosso al centro della difesa. Scalpita Rauti, ma è difficile scalzare un Dursi in buone condizioni e un Clemenza apparso opaco domenica scorsa, ma che al Gubbio ha già rifilato 3 gol nelle 2 partite di campionato. Vera e propria bestia nera. Ferrari alle prese con il guaio muscolare avuto nelle ore antecedenti l'ultimo match, al massimo andrà in panchina e allora toccherà di nuovo a Jacopo Cernigoi, che con la sua doppietta ha evitato al Delfino l'onta di una prematura eliminazione. Io sono disponibile, quindi sarà il mister a fare le sue decisioni. Per fortuna abbiamo passato questo turno, sono contentissimo di aver fatto i primi 2 gol in casa. Era fondamentale passare il turno, comunque abbiamo fatto una buona prestazione. E siamo contenti così. È stata la gara più importante anche perché era una delle partite con più importanza, perché era partita secca e ci serviva questo risultato per passare il turno e ce l'abbiamo fatta. Nel Gubbio indisponibile il terzino Aurelio, rientra Migliorini, anche se i centrali saranno Redolfi e Signorini. Occhio a Sainz Mazza, che Torrente ha schierato sempre titolare contro il Pescara in campionato e che potrebbe ambire ad una maglia negli 11, tanto a centrocampo quanto nel triente d'attacco, magari al posto di Magni. Gli Umbri per la prima volta sono approdati al secondo turno di playoff e il tecnico Torrente non vuole fermarsi, pur sapendo che avrà la necessità di vincere in trasferta, cosa fatta solo 3 volte in campionato. Lontano dal Barbetti sono arrivati 17 dei 52 punti in classifica. Ci abbiamo soltanto un risultato e quindi dobbiamo giocare con intelligenza, ma usare sicuramente qualcosa in più. Adesso dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose, perché a Pescara giochiamo contro il Blasone, uno stadio bellissimo, contro una squadra forte, però ci sono tutti gli stimoli, tutte le motivazioni per far bene. Noi di solito con queste squadre durante l'anno abbiamo fatto sempre bene, sperando di far bene anche mercoledì.